Buonasera a tutti, buonasera ragazzi. Allora, vi confesso che sono un po' emozionato perché stasera per la nostra rubrica I Re della Provincia andremo a chiamare Stefan Schwoch, che per me è stato uno degli idoli, insomma uno dei più grandi idoli di sempre. Non ho mai negato la mia fede biancorossa, per cui sono molto onorato di chiacchierare con lui. Faremo questa chiacchierata insieme anche a Sport Vicentino, per cui vado subito a chiamare la nostra amica Paola. Vediamo se è pronta. C'è, dopo chiameremo anche Stefan. Eccomi. Buonasera Paola, come stai? Sì, bene, tu? Benissimo, benissimo. Sei pronta? Andiamo a chiamare il bomber? Siamo pronti. Dai, che andiamo a farci una bella chiacchierata anche questa sera. Dai, lo invito subito. Siamo puntualissimi, per cui. Eccolo! Ciao, ciao a Ciao, tutti. ciao Stefan! Ciao. Come stai? Bene, bene, grazie. In questi periodi già star bene è ottima cosa. Esatto, finché c'è la salute in questo periodo qua, va bene tutto il resto, dai. Allora, Stefan, faccio due premesse. Una l'ho fatta prima, io sono un po' emozionato nel chiacchierare con te perché sei stato uno dei miei più grandi idoli. Io sono un classe 88 tifoso del Vicenza e quindi puoi ben capire che io ho vissuto tutti gli anni in cui sei stato con noi, li ho vissuti dallo stadio, per cui sono veramente onorato. La Grazie. seconda premessa, rubo un attimo di tempo giusto per presentare me e Paola che appunto ci chiacchiererà con noi questa sera per presentare un po' quello che siamo noi. Io sono Fabio Meggiolini di Pacchetti di Provincia. Il nostro è un progetto partito recentemente da qualche mese con il nostro sito, la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram. Vogliamo raccontare le storie del calcio di provincia e le storie dei protagonisti di questo grande calcio, uno dei principali, secondo me, è proprio quello che è qui con noi, ossia Stefan Schwoch. Paola, vuoi presentarti tu? Beh, io sono il direttore di Sport Vicentino, che ormai da più di 30 anni in edicola. Adesso abbiamo cambiato formato, siamo diventati magazine e abbiamo instaurato anche questa collaborazione con Tacchetti di Provincia, che ogni mese ci raccontano un campione. Questo scorso mese, appunto, è stata la volta di Stefan, perciò noi l'abbiamo già anticipato. I nostri ascoltatori invece lo sapranno questa sera, tutti in retroscena. I momenti Esatto. della sua carriera legata soprattutto ai colori biancorossi. Esatto, Stefano, infatti volevo dirti che chiaramente con la vista anche la presenza di Paolo, e visto che anche il pezzo che abbiamo scritto sulla nostra pagina trattava principalmente di quello, sarà molto incentrato sulla tua parentesi alla Vicenza. Però ti confesso che quando abbiamo raccolto le domande dei nostri follower e ne ho selezionata qualcuna, sono arrivate anche domande che spaziano un po' nelle altre avventure della tua carriera. Va bene. Quindi parleremo di tutto un po'. Allora, Stefan, partirei dal principio. Allora, beh, innanzitutto io credo di poter far coincidere l'inizio della vera storia d'amore tra te, la città di Vicenza e la squadra del Vicenza, come ho scritto appunto nel pezzo, in quel giorno in cui tu hai ricevuto, era il 2005, un'offerta importante dal Napoli e hai rifiutato per rimanere qua. Secondo me, io personalmente confesso che lì proprio c'è stato un momento in cui abbiamo detto: prima, sai, hai fatto 4 anni qui, dove hai segnato tanti gol, però qui a Vicenza abbiamo avuto attaccanti, no, che hanno fatto tantissimi gol e che hanno fatto molto bene. La vera storia d'amore tra te e la città, tra noi tifosi e te, è partita proprio in quel momento lì. Abbiamo capito che si stava creando qualcosa di indissolubile e lo abbiamo percepito subito. Però ci tornerò su questo, vado in ordine cronologico. Tu sei arrivato nel 2001 a Vicenza e Vicenza era una squadra neo-retrocessa, stava ripartendo con un progetto ambizioso. Ecco, quando sei arrivato, avresti mai immaginato che poi non te ne saresti più andato via? Ma sai, no, non ci pensavo, anche perché fino ad allora avevo cambiato squadra quasi sempre. Il massimo che avevo fatto in società era 2 anni, cioè a Ravenna. Dopodiché avevo fatto un anno e mezzo a Venezia, un anno a Napoli, un anno e mezzo a Napoli. Insomma, ero sempre in giro, avevo cambiato sempre maglie. Logico che mai avrei pensato di poter finire la carriera a Vicenza e di fermarmi poi, e che fosse diventata la mia città, diciamo, di adozione, anche perché ormai sono qua dal 2001, come hai detto te, e perciò sicuramente non avrei mai pensato di poterci stare così tanto tempo, no?
ti si vede ancora, infatti, passeggiare. Io ogni tanto ti incrocio, poi per discrezione non ti fermo, non ti chiedo foto, autografi, però ti riconosco sempre. E, quello del 2001-2002, quando sei arrivato con Fascetti allenatore, era oggettivamente uno squadrone, io mi ricordo, perché c'eri te, era arrivato già, era arrivato Cristallini, c'era Sommese, c'era Dal Canto, Rivalta. Cosa non è andato bene però quella stagione lì, che poi è stato esonerato anche Fascetti, noi siamo arrivati fuori dalla zona appunto promozione, allora andavano su ancora le prime quattro. Ma sai, tante tante cose non sono andate, no? Anche perché quando tu hai una squadra così forte come l'avevamo noi, io ho sempre detto che quella del primo anno era la squadra più forte dove io abbia giocato. C'era Bernardini, Marcolini, Margiotta, Sommese, Della Morte, c'è chi più ne ha più ne metta, Geda, Zanchetta, insomma, avevamo una squadra estremamente forte. Forse, poi dico forse, oltre ai demeriti nostri, perché quando una squadra di quel tipo non riesce a, non dico a stravincere il campionato, perché stravincere non è mai facile, però a non stare, diciamo, in modo stabile nelle prime 3-4, vuol dire c'è qualcosa che non va sia nei giocatori, dove sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, sia nell'allenatore. Forse Fascetti era arrivato alla fine, no, di quel suo ciclo, difatti dopo non ha più allenato, non ha più allenato, ha È vero. smesso. Col senno di poi, se avevi un allenatore magari con anche idee calcistiche magari in maniere diverse, potevi fare qualcosa in più, però vanno sicuramente divisi i demeriti tra giocatori e allenatori. Non metto la società perché la società, sai, il lavoro della società finisce, finito il calciomercato. La società non gli si può dire niente, in quell'anno là aveva allestito una squadra fortissima. Esatto, che poi tutto è deflagrato anche con quel 5-0, mi ricordo, in casa contro il Modena, lì veramente si era capito che la stagione stava andando male. Facendo un passettino avanti, anche l'anno dopo che arrivò Mandorlini, appunto è stato esonerato Fascetti, arrivarono Moro e Viviani, arrivò Mandorlini, anche lì obiettivamente la squadra era forte. A me, ti dico la verità, Stefano, ti parlo sempre da tifoso, piaceva più quella di quella dell'anno prima. Beh, Aveva sì, qualcosa, qualcosa in più. ma sicuramente si giocava un calcio stupendo, bellissimo. Quella squadra là giocava benissimo. Quella squadra là, mi ricordo che arrivammo a essere terzultimi e poi però arrivammo anche a Vero. essere primi in classifica, perché noi andammo a giocare la prima di ritorno contro l'Ancona, che eravamo un punto dietro l'Ancona e stavamo giocando la Serie A in pieno. Io penso che quell'anno là c'è stato un momento, il fatidico sliding doors, no? Se Geda butta dentro quella palla contro Mamma mia. Vittoria, in Serie A ci andavamo noi, era più facile, era quasi impossibile non buttarla dentro. Lui purtroppo fece quell'errore e quello lo pagammo caro. Poi ci fu Con la Lecce in casa, mi ricordo. Lecce in casa con assist di Segnoli, che fece una cosa finta di calciare, mise questa palla in mezzo. Io ero alle spalle di Geda e ho visto questa palla andare alta, non ci potevo credere. Se vincevamo quella partita in Serie A ci siamo andati noi. Comunque, sicuramente Vicenza che ha fatto il calcio più bello nel periodo di Mandorino. Eh sì, ma a proposito di quel periodo lì, guarda, io mi metto comodo e voglio proprio gustarmela. Mi racconti quel gol nel derby? Ma che cosa, come, intanto, uno, come ti è venuto in mente di fare un colpo del genere? Tu ce li hai sempre avuti quei colpi lì, Ma eh. guarda, Eri un giocatore è una spettacolare, ma. cosa che mi ricordo benissimo, no? Perché me l'hanno chiesta in tanti. Io quando ho visto arrivare il lancio, quando sono scattato per chiedere la palla a Cristallini, che aveva messo una palla perfetta, sapevo benissimo in che parte di campo ero e sapevo benissimo che non dovevo colpire quella palla forte perché sapevo già dove era Pegolo, che era 5-6 metri fuori dalla linea di porta. Se riuscivo a incrociarla, non colpendola forte, ma facendogli fare una piccola palombella, avrei fatto sicuramente gol, almeno avrei superato il portiere, poi la palla poteva andare fuori. Sai, quando tu tenti quelle cose, te l'hai un po' distinto, e però sai che puoi fare la figuraccia, no? Perché la puoi mancare, la puoi svirgolare. Invece andò tutto bene e feci un gol strepitoso che ricordo. Poi sai, nel derby, poi sai, io non ero tanto amato
dai veronesi, perciò fare gol gli facevi sempre gol. Era sempre molto bello. Quel derby là poi fu una cosa, perché io e Massimo facciamo due gol a testa, una grande partita, insomma, andò tutto benissimo. Tu pensa, Stefano, io devo confessare, tra l'altro spero non ci sia nessuna autorità, Paola, all'ascolto, un atto di teppismo, perché tornato da quella partita su una panchina nel quartiere dove vivevo, non posso citare il quartiere, sennò confesso troppe cose, ho scritto, inciso con un pennarello, la data, il risultato e i marcatori di quella partita. Credo sia ancora su quella panchina, ancora scritto, io e i miei amici l'abbiamo inciso perché è stata una cosa indimenticabile. E Paola, tu interrompimi pure, quando hai qualche domanda, tra poco ti cedo la parola. Ti chiedo solo una cosa, perché si ricollega a questo gol, perché ce l'ha chiesto anche un nostro follower da casa, ma è vero, come hai detto tu in un'intervista, che nei tuoi 260 gol, perché sono 260 in carriera, 163 in Serie B, miglior marcatore nella storia, 135, scusa, in Serie B, miglior marcatore nella storia, tu hai detto che dei tuoi gol te ne ricordi due, quello lì e quello della promozione a Napoli, a Pistoia. Non è che me ne ricordo due, li ricordo un po' tutti i miei gol, sicuramente sono i due gol a cui sono più legato, quello nel Ah, derby ok. Verona, poi i gol te li ricordi tutti, se vado a rivedere filmati me li ricordo tutti benissimo, però a cui sono più legato sono questi due perché rappresentano innanzitutto le squadre a cui sono rimasto più legato e poi sono due gol importantissimi. Io nella mia carriera da calciatore ho poche cose su cui rammaricarmi, no? E ho sempre detto che il mio cruccio più grosso, forse l'unico, dopo quello di non aver giocato tanto in Serie A, è quello di non aver portato il Vicenza a vincere il campionato perché ne avevamo le carte tutte in regola, è la città che ci teneva tantissimo quando ci siamo trovati ad abitare, perciò se mi chiedono qual è il lato brutto, tra virgolette, della mia carriera è sicuramente quello di non aver potuto portare questa città in Serie Ecco, questa era la mia domanda, infatti, volevo chiederti tanti gol, questo grandissimo amore con il Vicenza, però il fatto di non aver vinto. Avresti barattato qualcosa per aver conquistato magari o la promozione o qualche altro trofeo? Ma guarda, sai, non è che poi ho tanto da barattare, perché No, dice meno amore, però una vittoria. Sì, ne avrei barattati una ventina di gol per la promozione in A del Vicenza, sicuramente, anche perché ero venuto qua per questo e ti dico, erano uno dei pochi anni, forse l'unico anno, che quando ho firmato per una società pensavo di aver già vinto il campionato, perché io mi ricordo, firmai all'inizio dell'estate, vedevo cosa stava comprando Vicenza e ogni volta che acquistavo un giocatore dicevo, vabbè, campionato a dicembre noi l'abbiamo già finito, cioè una squadra così forte penso che davvero in B se ne sono visti veramente pochi con la qualità tecnica che avevamo noi, anche perché le squadre che fanno i squadroni adesso, senza nulla togliere a chi gioca adesso, ma le squadre di una volta erano davvero molto molto più forti di queste di adesso. Vado avanti Paolo, qualche altra domanda? Se no, io vado già un pezzetto avanti, poi tu sei rimasta anche come Va. dirigente. Il Vicenza l'hai seguito. Dicevi quella squadra così forte, ne hai trovate dopo altrettanto forti oppure no? Calciatore No, o... dopo quando sei rimasta, vivendole dopo da dirigente. No, così forti no. No. Secondo me, da quando sono arrivato io ad oggi, quella era la squadra più forte che c'era. Ok. Io sono abbastanza d'accordo. Infatti, poi la domanda successiva era: arrivò Iachini e ci fu la necessità di ricostruire un po', di ripartire. Si ripartì con una squadra con tantissimi giovani, soprattutto all'inizio. A Iachini la piazza di Vicenza è molto legata, ed è molto legata a quell'annata lì. Secondo te, io se, ti dico la mia impressione, poi dimmi la tua: secondo me quella lì è stata una vera e propria impresa, cioè è stato come vincere un campionato. Sì, è vero perché arrivarono tanti giovani che poi i giovani che si scoprì che erano fortissimi, Biondini, tanti anni in Serie A, Padoin, Scudetti, Vitiello, giovane però bravissimo, insomma giocatori che iniziavano una carriera però importante, una carriera che dopo si dimostrò
piena di qualità, perciò quando tu hai dei giovani, il problema dei giovani è quello di fargli capire che sono giovani che devono imparare molto, perciò devono ascoltare molto, no? E quelli erano giovani che ascoltavano non molto, ma tantissimo. Vitiello, Biondini, Padoin, giocatori che avevano una qualità incredibile, però sapevano che erano all'inizio, sapevano che dovevano lavorare tanto. Difatti io che ero il capitano in quegli anni là, poche volte ho dovuto riprendere ragazzi di quel tipo. Magari dovevo riprendere qualche giocatore più vecchio, no? E perciò sicuramente si presero i ragazzi giovani da affiancare a dei giocatori più esperti, per non dire vecchi, per fare qualcosa di buono, ma con gli Acchini si fece veramente bene. Ecco, siccome ci stanno scrivendo anche tanti tifosi da Napoli, ciao Stefano e Forza Napoli, ci scrive Salvio Schiraldi, e poi c'è anche Ciro che ci scrive dopo il grande Diego sei il mio idolo, quindi direi che ha lasciato il segno anche a Napoli. Verrei proprio alla parentesi partenopea, diciamo, perché appunto, come dicevo prima, nel 2005, io te la racconto da tifoso, no? Tu sei il nostro bomber ormai da qualche anno, puntiamo tutto su di te, e si sa che arriva questa offerta da Napoli e tutti quanti, Paola può confermare, credo, abbiamo detto ok, vabbè, è il momento in cui, come al solito, la nostra prima punta la dobbiamo vedere partire. E invece poi hai deciso di rimanere. Raccontaci come andate, poi la domanda anche che volevo farti, perché so che è stato difficile per te, cosa rappresenta e ha rappresentato da sempre per te Napoli? Ma sì, arrivò con l'offerta, importante sia per me che per la società, però io attraversavo un periodo un po' particolare, non mi sentivo di andare giù. Poi stavo in una piazza dove stavo bene, dove ormai avevo una certa età, e avevo trovato una misura dove mi trovavo veramente bene e non ero riuscito di cambiare. Per quanto riguarda Napoli è stata una parentesi importantissima, nel senso che giocare davanti a 80.000 persone non è da tutti, vincere lì non è da tutti perché c'è tanta tanta pressione, una città grandissima, parliamo di una città di 1,5 milioni di abitanti, dove tu hai tanta pressione, dove tu hai 20 radio, dove hai 20 televisioni, dove vi calcio tutti i giorni, anzi tutte le ore, perciò è una realtà completamente diversa rispetto a Vicenza. Un amore nato subito, nel senso forte, molto forte, perché Napoli ti porta dentro, Napoli è una città che tu o ami o odi, ma è proprio così. Ho avuto la fortuna di far bene, loro apprezzano molto a Napoli come Vicenza, quando vedono che tu dai tutto per quella maglia che indossi, non importa che tu sia forte o meno, non importa che tu faccia 20 gol o ne fai 3, loro giudicano quello che tu dai alla loro maglia, come qua Vicenza alla maglia del Vicenza. Perciò io ho sempre detto che mi sarei sempre perdonato da calciatore sbagliare 2 o 3 gol davanti alla porta. Non mi sarei mai perdonato se finita la partita avrei avuto qualche dubbio sull'aver dato tutto o meno. Io non sono mai uscito dal campo con l'idea di non aver dato tutto. Magari potevo uscire dal campo pensando di non aver giocato bene. Posso uscire dal campo arrabbiato perché posso aver sbagliato un gol e la squadra ha perso, perché se sbagliavo gol e la squadra vinceva non mi interessava, perché non sono mai stato uno che ha pensato alla classifica Minieri, perché non mi è mai interessato, veniva di conseguenza. Però, come ho sempre detto a tutti i miei compagni di squadra, sia in qualsiasi squadra che giocavo, un mio compagno di squadra poteva litigare con me solo se io potevo pensare per un attimo che non avesse dato tutto nella partita, lì sì. Lì mi sarei fatto sentire, lì sarebbe arrivato anche uno scontro, perché per me non dar tutto, quando fai un lavoro come calciatore, con quello che ci danno, con quello che tutto ti circonda, con la gente che magari, per rispetto anche verso i tifosi, che magari fanno sacrifici enormi per potersi comprare il biglietto la domenica e venirci a vedere, no? Quello è un aspetto a cui io non sono mai riuscito a passarci sopra, non l'ho mai fatta passare sopra nessuno, su le motivazioni che ti deve dare
indossando qualsiasi maglia, che può essere quella dell'Arzignano, facciamo esempio senza nulla togliere niente all'Arzignano che è qua vicino a noi, e quella del Real Madrid. E quello dipende sempre da quello che tu hai dentro, e quello che tu hai dentro deve essere talmente grande che ti porta ad apprezzare la fortuna che tu hai avuto a fare il calciatore. Quello che stai dicendo è veramente bello e mi viene onestamente la pelle d'oca, però mi fa capire, lo immaginavo, perché ci stanno continuando appunto a scrivere, soprattutto tanti tifosi del Napoli, uno ti ha scritto addirittura fai finta di essere di Bolzano ma hai il sangue azzurro. E, no, quello che... Io ho i genitori che sono meridionali, cioè la mia indole, no? C'ha poco dell'Alto Tesino. Scherzare, ridere... Quando si può, quando si deve fare le cose seriamente, sono il primo a farle seriamente, però mi rivedo più in una indole napoletana piuttosto che in una indole del Trentino, no? più tedesca, diciamo. E poi sai, sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno fin quando si può. Ecco, e quindi è per questo che leggo il paragone che dicono appunto che sei uno dei più amati dopo Maradona, una piazza come Napoli che voglio dire di grandi giocatori come anche Vicenza ne ha visti, ma anche Napoli recentemente ha una grandissima, una storia strepitosa con Champions League, secondo i posti di campionato, i squadroni fortissimi, però sono ancora legati al tuo ricordo. Leggo a questo proposito una domanda che ci faceva Marco, che ci chiede se adesso da dirigente, visto che appunto hai fatto il dirigente, torneresti a Napoli, se arrivasse un'offerta. Ma sì, sicuramente, a me mi piacerebbe, anche se adesso è difficile che io possa tornare nel calcio, perché faccio altro, e adesso mi occupo di altro, anche se faccio il commentatore per DAZN, mi sarebbe difficile prendere e partire, ma mi sarebbe difficile anche prendere in considerazione, faccio sempre adesso, una proposta del Vicenza, perché dovrei lasciare il lavoro che ho iniziato 5-6 anni fa, che mi piace, però sai, nella vita io sono abituato a valutare tutto, poi uno tira le somme e vede cose. È logico che il sogno di tornare nel mondo di cui ho fatto parte 30 anni della mia vita, se non di più, è sempre bello e ti attrae molto, però come ho sempre detto a tanti miei amici, si vive benissimo anche senza calcio e si trova soddisfazione anche a fare altro. Ecco, sfrutto, scusami Paola, poi ti cedo la parola all'assist che mi ha dato Stefano, perché ha parlato appunto di questo tuo nuovo ruolo da commentatore di DAZN. Tra l'altro mi piaci tantissimo perché sei molto competente, ma vabbè, non avevo dubbi. Però anche un altro amico da casa, Giovanni, che ci chiedeva come ti trovi a fare il commentatore. Ti piace? Ti senti a tuo agio? Lo senti un po' tuo come ruolo? Allora, guarda, quando ho ricevuto la proposta di DAZN c'è stato un attimo di panico, no? Perché era una cosa nuova, una cosa che non avevo mai fatto. E sono stato lì, poi mi sono consultato un po' in famiglia, mi ho detto, ma sì, ma perché no, dai, proviamoci e al massimo... E invece poi devo dire che è una cosa che mi piace tantissimo, una cosa che mi coinvolge, una cosa che mi permette di stare sotto contatto col mio ex mondo da calciatore. 3 anni passati insieme a delle persone, devo dire, innanzitutto dei professionisti con la P maiuscola, disponibili, mille consigli, devo dire davvero a tutti grazie, come ho sempre detto, perché sono stati dei compagni e degli insegnanti fantastici. Adesso ci apprestiamo a vivere altri 3 anni importanti, perché DAZN ha preso la Serie A ed è una cosa davvero bella. Ti tocca tornare a Napoli, mi sa, può darsi, poi sai, nella vita non so mai, certo che io a Napoli ci torno spessissimo appunto per lavoro, e perciò laggiù so di trovare sempre un'altra casa, perché davvero loro quando vanno giù tante volte mi domando ancora come dopo, perché ormai sono passati 21 anni e non mi dimentico mai di dire grazie a tutta quella gente che quando scendo mi fa sentire come non fossi mai andato via e come se fossi a casa mia. Vai Paola, cedo pure la parola a te. Intanto leggo un po' di messaggi da casa. Commentatore, guardandolo da fuori, come trovi questo calcio? Diverso dal tuo? Ma no, io penso che il calcio sia sempre lo stesso, no? Sicuramente è cambiato
l'aspetto tecnico. Secondo me il calcio ha perso in qualità. Se tu pensi che una volta in Serie A era molto più difficile, perché chi vinceva le classifiche canonieri si chiamavano Maradona e Platini e la vincevano con 15 gol. Adesso per vincere le classifiche canonieri devi fare 30, se no. E perciò prima era molto molto più difficile, poi sono cambiate anche tante regole, hanno voluto diciamo favorire lo spettacolo mettendo dei regolamenti che forse prima penalizzavano troppo gli attaccanti e adesso secondo me penalizzano un po' troppo i difensori, perché adesso come tocchi un attaccante sei buttato fuori. Prima prendevamo tante botte di più rispetto a quelle che prendono adesso, però il livello, senza nulla togliere, però se vuoi dire tanta gente, il livello è un po' sceso. Ok, vai pure Paolo. Ecco, invece ritornando al passato, una curiosità così dei tanti attaccanti che ti sei trovato a fianco, quello che ricordi che secondo te è stato il più forte e quello con cui ti sei trovato meglio? Beh, il più forte di qualità sicuramente è Roberto Stellone, perché era un giocatore che poteva fare sicuramente molto di più di quello che ha fatto, e quello con cui sono legato di più, beh, mio fratellone, Margiottone, cui ho fatto tanti anni a Vicenza, adesso abitiamo qua. L'unica volta che litigavamo, quando eravamo a tavola, voleva mangiarsi tutto lui. Mi lasciavamo anche farci le battute. No, ma è stato un compagno, oltre che un ragazzo veramente d'oro, perché di una bontà incredibile, un compagno molto ma molto speciale, perché sono legato oltre che di lavoro da un'amicizia fraterna. Poi ho avuto altri giocatori con cui mi sono trovato, cioè io giocatori, sai, se non rimani nella stessa città difficilmente poi no continui ad avere rapporti. L'unico che ho rapporti io è Michele Marcolini, che è qua a Verona, è come se fosse per me, insieme, è come se fosse un fratello, ci sentiamo spessissimo, ci vediamo con le famiglie, la cena, adesso un po' meno perché non si poteva più, però sicuramente è un giocatore che ho tenuto un bellissimo rapporto. Ecco, infatti, quindi rispondiamo anche alla domanda di un nostro follower che ci stava ascoltando, che è Armando Liguori, che ci chiedeva appunto quale calciatore ha mantenuto un'amicizia vera. Ci è arrivato un messaggio, però messo qui sotto. Mi saluti con tanto affetto, Stefano, dovrebbe riparsi di me, per favore, leggilo. Quindi leggo la domanda di Mister Cigno, ti passo la palla e tu, come al solito, farai gol. Ci siamo sentiti anche in Instagram, è uno che lavora tanto e fa tanto per i bambini, perciò sicuramente mille complimenti. Perfetto, e poi vediamo cos'altro ci è arrivato. E qua addirittura Sylvester 9 dice che il mio nome è Sylvester 9, è il soprannome che ti diede Auriemma quando giocavi a Napoli. Leggo qualche altra domanda da casa. Lorenzo, ecco, ti chiede come mai, domanda che ci siamo posti un po' tutti, magari non hai la risposta, però te la giro lo stesso, come mai un bomber come te non è riuscito a imporsi in Serie A? Perché tu in realtà in Serie A poi ci sei arrivato. Però, in serie coincidenze di cose, non ci sei rimasto alla fine. Ma sai, sicuramente non me ne hanno dato tanta la possibilità. Se io penso che quando ero a Ravenna, scusate, quando ho vinto il campionato Venezia, il presidente a un certo punto pensava di retrocedere, io ero l'unico che aveva fatto due gol, perché poi c'era gente importante in quella squadra là, c'era Pippo Maniero, però l'unico che aveva fatto gol di attaccanti ero io, solo che arrivò la richiesta importante del Napoli. E Zamparini l'ha presa in considerazione e mi disse: guarda, sei l'unico che ha delle richieste, devi andare. Poi con quello che ha preso di me hanno preso Recoba e si sono salvati. Però sai, dopo non ho più avuto la possibilità, anche perché non ero uno di quegli attaccanti o di quei giocatori che quando la società vedevo che prendeva in considerazione l'opportunità di vendermi, quando mi venivano a chiamare le società e mi dicevano: guarda, ci siamo già messi d'accordo con la società, se sei d'accordo, vieni via. Io non sono mai stato uno di quelli che volevo rimanere a discapito dei santi. Quando non mi sentivo desiderato, toglievo il disturbo anche perché mi sembra giusto così. Però
se ti vogliono tenere non sei sul mercato, non ti vendono, perciò dal momento che tu trovi un accordo vuol dire che non mi vuoi più e io mi faccio da parte. Ho capito. Devo chiedere scusa a Sylvester, Sylvester era il soprannome di Stellone, Sansone era quello di Stefan. Porta pazienza Sylvester, devo chiedere scusa, e non seguivo il Napoli per cui non lo potevo sapere. Altra domanda da casa, questa è interessante, te la fa Diego, in realtà me la sono un po' chiesta anch'io, perché dice tu ti sei ambientato in piazze molto diverse tra loro, da Venezia a Napoli, passando per Ravenna e poi Vicenza. Qual è stato il tuo segreto, diciamo, di questo tuo ambientarti facilmente anche in posti così diversi? Ma sai, sicuramente il fatto, la fortuna e anche la bravura di aver fatto sempre bene, no? Perché quando tu arrivi in una società, fai 20 gol all'anno, 15 gol all'anno, difficilmente ti trovi male, no? E poi fondamentalmente sono sempre stato in città belle, dove calcio, io l'ho sempre dato, giocare a Ravenna con 5.000, giocare a Vicenza con 15.000. Giocare a Venezia con 10.000, giocare a Napoli con 70-80.000 non mi riguardava la cornice, io sapevo che indossavo una maglia, come ti ho detto prima, e sapevo che dovevo farla brillare su tutte quelle che c'erano intorno, cioè la maglia che io indossavo deve essere per me quella che vinceva. A me piaceva vincere, sembra brutto, no? Per me il partecipare non mi è mai piaciuto tanto. Mi è mai piaciuto tanto partecipare, devi partecipare quando sei ragazzino e il calcio lo devi fare per divertirti, ma per me quello era un lavoro, è un lavoro, devi cercare di primeggiare. Poi quando ce la mettevo tutta, perché è vero che ho vinto tanto, ma è vero anche che ho perso tanto, no? Però là, quando uno era più bravo, stringi la mano a fine partita e c'hai subito la partita dopo per poterti rifare. Però ripeto, essermi trovato bene era perché la gente ha sempre capito che per me la maglia che messa in quel momento era la più importante del mondo, non c'era un'altra maglia questo sono riuscito sempre a trasmetterlo bene attraverso, magari, come ti ho detto, prestazioni di sudore. Quello è forse la cosa che ne vado più fiero, anche fatto più del fatto di aver vinto. Vinto hai vinto, però essere stato apprezzato in tutte le piazze dove mi dicevano si vede che dai tutto, per me quello era molto importante, che vince il campionato. Ti leggo un'altra domanda che ci è arrivata da casa e qui tocca ancora di più le corde del mio cuore, ma so anche le tue, perché Simone ti chiede come ti senti ad aver superato Paolo Rossi nel numero di gol con il Vicenza e ti chiede poi se l'hai conosciuto di raccontarci qualcosa di lui. Sì, beh, insomma, io non ho mai avuto la spuntatezza di potermi paragonare a Paolo Rossi. Infatti, quando fanno questi paragoni mi inorgoglisce, ma mi viene quasi da vergognarmi, no? Perché stiamo parlando di un'icona del calcio non italiano, ma mondiale. I suoi gol sono stati fatti tutti in Serie A e hanno un peso diverso. E perciò, quando la gente mi fa questa domanda, non so neanche come rispondergli perché mi mette anche un po' in imbarazzo. Paolo l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Mi ricordo che lo vidi per la prima volta da Bolzani, da Giorgio, e lo vidi a un tavolino. Io ero un po' emozionato perché poi io sono del 69, i mondiali dell'82, 13 anni, ero in piena tifoseria, per me era un idolo assoluto. E quando lo vidi una mattina, non ebbi neanche il coraggio di andare a dirgli buonasera, perché poi gli davo del de lei appena conosciuto la prima volta, perché subito lui mi ha detto: stai scherzando. Pensa che dopo 2 o 3 volte che ero là, si avvicinò a lui e mi disse: Bomber, allora domenica come andiamo? E sentirmi chiamare Bomber da Paolo Rossi mi vengono i brividi ancora adesso. Perciò un uomo di, vabbè, straordinaria umiltà, lo sapevano tutti, di una benevolenza incredibile, sempre disponibile a far 2 risate, sempre. Non ho mai avuto un incontro con Paolo Rossi che lui non sorridesse. E perciò mi ha colpito molto quando purtroppo quella mattina è venuta fuori la notizia data dalla moglie. Però insomma, uno che sta là sopra, non si può neanche
paragonare, se noi pensiamo che è il giocatore italiano più famoso al mondo, vi faccio capire quando mi dicono hai fatto più gol di Paolo Rossi. Sì, vabbè. Le statistiche dicono domanda, questo. Ascolto la domanda, rispondo come devo rispondere, però insomma è un paragone che non esiste proprio nel cielo di terra. Io stavo pensando... È come quando altri dicono, dopo Maradona, volo a 3 metri da terra, mi gonfio il petto, però dentro di me so che ci sono stati calciatori che hanno fatto tanto, più forti, però dico, l'apprezzamento viene proprio dal fatto che loro sanno. Posso dire una cosa, ovunque sono stato, calciatori sicuramente più forti, come a Vicenza sono stati giocatori più forti, però che abbiano sudato le maglie che hanno indossato, al massimo possono averlo fatto uguale. Io stavo pensando, Paola, a chiunque si fosse trovato da Bolzani quella mattina, che da un lato vede Paolo Rossi che beve il caffè, dall'altro entra Stefan Schwok e dice, vabbè, cosa posso volere di più? E un nostro follower, un nostro ascoltatore, precisamente, non vorrei perdermi nome, Carruba, ci chiedeva appunto la domanda se è vero che potevi tornare a Napoli. Ecco, sfrutto l'assist per dire che alla fine questa chiacchierata la caricheremo sull'Instagram TV, per cui chi si è perso la parte iniziale dove abbiamo ampiamente parlato di questa cosa può tranquillamente riascoltarsela. Paola, cedo la parola. Allora, due domande. Una riguarda i giovani. Il passaggio dalle giovanili alle prime squadre, se sei forte, lo senti lo stesso? C'è bisogno di tempo? Come l'hai vissuto tu e che consiglio dai magari a quei ragazzi che devono fare questo salto? Ma innanzitutto, quando ti fanno fare il salto, lo valutano molto bene. Adesso noi a Vicenza abbiamo un giocatore, no? Che tutti pensano che sia il futuro e tutti ne parlano in modo incredibile, no? Lui si appresta a varcare la soglia tra settore giovanile e prima squadra. Non bisogna mettersi fretta perché lui veramente. Mancini veramente è giovane, no? Molto giovane, però ha delle qualità importanti. Io ai giovani la prima cosa che gli dico di non trovare mai la scusante che se gioca a calcio non puoi studiare, perché io penso che un giocatore, prima di tutto, un ragazzo gli devi dire che ne arrivano pochissimi, ne arrivano pochissimi. E lo studio è forse più importante della carriera del giocatore, perché i giocatori ne erano pochi. Se non arrivi a fare il giocatore, devi avere una base solida di studio. E poi, se hai le qualità, puoi soffrirlo all'inizio, però dopo emergi. Perché io sono dell'idea che un giocatore giovane debba il più possibile, intanto quando inizia nel circuito della prima squadra, deve stare il più possibile ad allenarsi con loro, perché i miglioramenti li fai tutti durante la settimana, perché là puoi permetterti di sbagliare tanto. Cioè, in Italia ai giovani specialmente non gli permettono di sbagliare tanto la domenica, sono subito criticati, e dopo invece quando non li fanno giocare, ma perché non fanno giocare questi giovani? È per questo motivo. Devono sapere che quando arrivi là il difficile è rimanerci, perché in Italia fanno presto, no? A tirare delle conclusioni. Invece sono dei giovani che vanno aspettati, e Mancini è uno di questi, un giocatore che ha in prospettiva una carriera incredibile, no? Difatti tante squadre gli sono addosso, tanti procuratori, però devi avere la pazienza di crescere con calma. C'ha 17 anni, facciamo di vita calcistica ne ha ancora davanti tanta, però deve migliorare, perché quando l'ho visto, non sono riuscito mai a vederlo dal vivo, ma quando l'ho visto anche in televisione, si vede che ha delle qualità, ma si vede che deve migliorare in tanti fondamentali. Vicenza è una, i tifosi sono capaci di grande amore, ma a volte con giocatori non sono riusciti ad aspettarli. Io penso negli anni un po' difficili, magari sono passati per Vicenza anche giocatori che oggi sono in Serie A. Mi viene in mente Gagliardini, tanto per me uno, che a Vicenza non dico fosse considerato un brocco, tra virgolette, ma quasi.
Cos'è? Capita la stagione storta? È questione di feeling che non si crea? Ma no, sai, parliamo anche di Petagna, insomma, quando è arrivato qua non sembrava che dovesse fare chissà che cosa, no? Adesso gioca in piazza importante come Napoli, Atalanta. Sai, quando tu arrivi devi essere anche fortunato, no? Che tante cose coincidano, magari sbagli una partita, due, e quando sei giovane Vicenza è una piazza che ti mette pressione, perché quando lo stadio è pieno ti mette pressione perché vedi tutta questa gente, lo stadio è piccolo, poi abituata. Vicenza è abituata a vedere, portiamo ancora le idee del Real Vicenza, no? Grande calcio, spettacolo, è una piazza che pretende, è una piazza che pretende, ti dà molto, ma pretende. Perciò quando vede che sbagli, cioè in queste piazze che pretendono tanto devi avere un carattere forte. Ecco, forse i ragazzi giovani all'inizio non sono caratterialmente forti, ma è normale, no? Perché il carattere ti viene con i minuti giocati, con le stagioni giocate, e perciò diventa difficile. Magari ha trovato l'anno sbagliato, però poi è andato all'Atalanta e ha fatto quello che ha fatto. Adesso gioca, ha vinto lo scudetto. Ci sono tanti giocatori che devono coincidere tante cose, no, per poter far bene. Magari in quel frangente a lui è mancato qualcosa. Perché io dico che la colpa non è solo, diciamo, delle cose esterne. La colpa è anche del giocatore, no? Se tu ti sei imposto da un'altra parte, vuol dire che in quel momento là non che eri scarso, ma magari che non eri pronto. E facciamo una domanda cattiva? Ti prendi la responsabilità, Paola, eh? Sull'attacco di quest'anno del Vicenza, maggiori limiti, era un attacco non pronto? Beh, sai, non è difficile rispondere a questa domanda, eh. Se noi togliamo Meggiorini, Vicenza rischiava di retrocedere, perché se noi guardiamo, Yallov ha fatto 3 gol, Longo ha fatto 2 o 3 gol, cioè giocatori che hanno fatto male, ma non è una cosa brutta dire che hanno fatto male, perché magari ci saranno altri anni che potranno fare meglio. Quest'anno hanno fatto male, ma hanno fatto male, ti ripeto, quando li ho visti, hanno fatto male proprio nella prestazione, non nel gol. Un ragazzo di Longo c'ha 20, io lo devo vedere che mangia l'erba. Cioè, poi se sbaglia gol non importa, però l'atteggiamento deve essere un atteggiamento diverso, un atteggiamento di quello che dice: non ci arrivo con la tecnica, ci arrivo con la corsa, o cerco di arrivarci con la corsa. Invece, dal mio punto di vista, adesso ho fatto un nome Longo perché mi avete chiesto gli attaccanti, ma davanti davvero mi dava l'impressione che mancasse quella cattiveria, che quando sei dentro quel rettangolo verde ti serve per emergere, specialmente quando sei giovane. Ripeto, non ci arrivo con la tecnica, non ci arrivo a entrare nel cuore dei tifosi vicentini perché non faccio gol, ci entro per il sudore, e il sudore non è difficile, devi correre, ci fa fatica, sì, però devi trovare soddisfazione in altro modo. A proposito degli attaccanti, Paola, mi inserisco perché Ilaria ci chiedeva in quale attaccante di adesso c'è un attaccante di adesso che lo vedi e dice: ah, lui sì che mi piace, oppure in cui addirittura ti ci rivedi. Mertens del Napoli. Hai detto nome da niente, insomma. Sì, perché è uno che innanzitutto fa tanti gol, è diventato una punta centrale con un fisico anomalo come ero io, no? Non eravamo due giganti, però facciamo la punta centrale, e poi uno che quando esce dal campo sai che ha dato veramente tutto, che è la cosa che mi colpisce di più. Se tu mi dici l'attaccante che io vorrei essere, è Edison Cavani. Perché secondo me è stato l'attaccante più forte che c'è stato nel Napoli negli ultimi 15 anni, e perché è uno che proprio dà tutto, lo vedi in difesa, lo vedi in attacco, lo vedi in campo. Quello per me è quello che deve fare un giocatore, è dare tutto, tutto, tutto quello che hai dentro. Se non arrivi al 90esimo, ci sono altri compagni che possono dare quello che non puoi dare a te. Intanto ci segue anche Fransedino Matusalem che scrive grande, quindi ci mette anche gli applausi, mentre Valom ti dice che sei più bello di Belen. Ecco, quindi cioè, ti ricevi anche complimenti. Questa è una responsabilità anche questa. O è bugiardo o non indossa gli occhiali. Stefan, ascoltami. Quella partita finale, l'ultima, con Ravenna, io ho in camera di là, la foto del giornale che aveva titolato appunto nella parte dello sport vicentino,
dove ci sei te con la bandiera in mano e tutti i giocatori che ti applaudono dietro. Ci racconti un po' le emozioni di quel pomeriggio lì? Io ero quasi come un come un tifoso della Roma all'avvio di Totti, come il tifoso della Juve all'avvio di Del Piero. Cioè, è difficile da spiegare, no? Quello che uno può provare. Era 8 anni, 7 fatti da capitano, la mia città, c'è tantissime emozioni, mia famiglia sugli spalti, mio figlio sugli spalti, c'è tanta emozione, la curva che aveva fatto uno striscione per me, mi vengono ancora i brividi a pensarci adesso. A chi lo dici? Una salvezza da raggiungere, perciò non è che ti potevi lasciare. Io quello che potevo fare, mi ero fatto fare una striscione per ringraziare la città da portare in campo, e ti dico, non ho avuto il tempo di realizzarlo prima, perché non c'era l'addio di Svok da festeggiare come prima cosa, c'era il raggiungimento della salvezza di Vicenza, che era molto più importante. Sì, era una partita vera quella, vero? Della mia ultima partita. È logico che poi, fatto il fischio finale, là si è venuta giù tanta tensione, ho visto i miei compagni che mi abbracciavano, ho visto la gente, ho fatto il giro di campo, sono venuto dalla curva, mi è venuta giù qualche lacrima, sapevo che era finita la prima parte della mia vita, e ne iniziava un'altra, magari senza calcio, no? E così è stato. Dopo ho fatto il dirigente di Vicenza, poi ho lasciato tutti i problemi, ho finito per uscire dalla società. Adesso sono contento che sia arrivata un'altra società con grosse potenzialità. Però quel giorno lì è stato un tourbillon, no? Poi festeggiare con i compagni, negli spogliatoi, sapere che quando uscivi da quello spogliatoio ci sarei rientrato da dirigente, non più da calciatore. Il rapporto che cambia con i tuoi compagni di squadra, perché quando tu poi diventi, passi dall'altra parte, non dico che non puoi più avere la confidenza, però sai che non ti potrai più confidare con loro, che loro non ti potranno più confidare con te, perciò cambiano tante cose, no? Non puoi più rapportarti alla stessa maniera con quelli che fino a ieri andavi fuori la sera, andavi a divertirti, e perciò cambiava tutta la vita, però è stata una giornata bellissima. Ecco, parlavi della tua esperienza da dirigente. Andò male, sportivamente male, nel senso nessuno poi discute le tue competenze in quanto dirigente. Sportivamente c'era una società che era in palese difficoltà. E ci chiedeva Giulio, se dopo quell'esperienza è in qualche modo cambiato il tuo rapporto con i tifosi del Vicenza, secondo te, oppure è rimasto intatto? E ti chiede se ti sei mai pentito di aver accettato quella proposta lì. No, io penso che il mio rapporto con i tifosi di Vicenza non è mai cambiato, perché quando vado in giro ricevo un sacco di complimenti e c'è il massimo rispetto. Se mi sono pentito di avere... Sì, nel senso, in quel periodo c'era il responsabile di tutto il settore tecnico, era Paolo Cristallini, e tutte le decisioni giustamente le prendeva lui. Avrei preferito... fare altro e poter prendere delle decisioni. Se dovessi tornare indietro non lo farei, no. Chiederesti un maggior potere decisionale, semmai? Sì, ma era giusto così, perché Paolo aveva già smesso molti anni prima di me. Secondo me, con quello che aveva in mano, stava facendo anche bene, però sono sempre stato uno che è stato in prima linea. Non posso... Magari avrei dovuto fare, e questo è stato anche il mio errore, magari iniziare come avevo iniziato a fare questo giovanile, però non mi sono mai sentito portato per il settore giovanile, perché il settore giovanile non devi guardare il risultato, devi riuscire a costruire dei ragazzi per il futuro. E io il primo anno ho fatto il responsabile insieme a Paolo Baio del settore giovanile, però non è scattata in me quella scintilla di farti innamorare di questa, perché è una professione, è una dedizione ai ragazzi. A me non è scattato dentro niente, sono andato a chiedere di far parte dello staff tecnico della mia squadra, solo che lì tutte le decisioni, anche se avevo l'incarico di direttore sportivo,
effettivamente non lo facevo. Leggo l'ultima domanda, poi Paola, la chiusura la lascio a te. Marco Dale ci scrive: Stefano, qual è stato il segreto di quel Napoli che andò in A e perché non sei rimasto? Avresti meritato la Serie A. Cedo la parola a te, perché sul Napoli non mi sbilancio più, non faccio più figuracce. Il segreto è stato quello che anche lì avevamo una rosa importante, avevamo un allenatore che in quel momento era il top per la categoria, che era Novellino, difficilmente sbagliava l'annata, e poi una piazza che ti trascina effettivamente tanto. Perché non sono rimasto, l'ho detto prima, perché a un certo punto mi chiama il Torino e mi fa: guarda che ti abbiamo comprato dal Napoli, ti abbiamo pagato già 12 miliardi, perché all'epoca c'era già... E io mi sono trovato a dover... Guarda, tanti mi chiedono il perché, poi si è capito il perché: il Napoli stava fallendo, infatti è durato 2 anni, poi è fallito, aveva dei grossi problemi economici, e l'unico che poteva fare il rientrare di una somma a quel periodo, perché avevo 31 anni e il Torino mi pagò 12 miliardi, era una somma esorbitante. Vai Paola, te lascio la chiusura, mi tengo solo le ultime due considerazioni. Anch'io faccio 2 domande veloci. Prima parlavamo di quest'amore per Vicenza, ma in realtà cosa ti ha fatto innamorare di Vicenza? Ma sai, è una città dove tu vivi bene, dove tu quando passi per la strada, passeggi, hai una tua privacy, no? Difficilmente a Vicenza mi fermano per strada, difficilmente. Infatti quando sono venuti su 2 miei amici da Napoli, 2 tifosi, con cui ho un rapporto bellissimo ancora adesso, che giravamo per strada, siamo andati a mangiare al ristorante, mi fanno: ma se non stiamo qua non ti ferma nessuno. Siamo andati al ristorante, al cameriere gli ha detto: ma tu non fai neanche una foto con lui? Perché? Perché chi è? Ma come chi è? È il vostro attaccato. A Napoli, se vado in centro ancora adesso dopo 21 anni, faccio 300 foto, 1000 autografi. Loro è proprio una realtà che non riuscivano a capire, no? E forse questo è. E poi una città, diciamo, dove la famiglia, dove è tutto più a dimensione d'uomo, no? E perciò sicuramente si sta benissimo, e io mi trovo benissimo, figurati, ho deciso, dopo tante città che avevo cambiato, sono rimasto qua e sono contento di essere rimasto qua. A proposito invece di un'altra tua ex squadra, il Venezia, Zanetti, che tra l'altro è un ex biancorosso e vicentino, è uno degli allenatori in questo momento che è più sul mercato, che viene accreditato anche per la Serie A, ti piace? Mi piace molto Paolo, diciamo che ha smesso a 32 anni perché voleva fare l'allenatore, possiamo capire quanta voglia, no, avesse di raggiungere questo traguardo. Domani poi andrò a commentare a Lecce la semifinale contro tra Lecce e Venezia, perciò sarà una bellissima partita. Sta facendo molto bene, ha fatto molto bene, le sue squadre sono squadre propositive, sono squadre che puntano a giocare nella metà campo avversaria, che puntano sempre a fare la partita, no? La mentalità che ha lui è quella che, se dovesse venire un pareggio, è un pareggio dovuto a una non vittoria, mai a una non sconfitta, no? Perché è uno che ragiona in modo propositivo, ma si vede, le squadre giocano bene, hanno fatto una partita bellissima la semifinale di andata, e perciò domani sono contento di andare a commentare innanzitutto la partita di un amico, perché è cresciuto con me quando io ero a Vicenza, lui giocava nella primavera, è stato aggregato l'anno di Mandorlini, ed erano stati aggregati lui e Cristian Maggio, e si vedeva già che avevano qualcosa di speciale, che avevano dei doti che potevano emergere. Bene, io direi che sono a posto. Allora, io chiedo le ultime due cose. Allora, beh, Stefano, da una parte, prendo la tua parte professionale, visto che ormai sei esperto di Serie B, faccio il pronostico, chi va su? Per me, ti dico, se passa il Cittadella rischia quest'anno di essere una squadra che può davvero, perché stanno bene fisicamente, non hanno pressione di niente, forse giocarsi, per il Cittadella giocare con gli stadi vuoti può rappresentare un vantaggio più che uno svantaggio. E poi in questo momento qua
hanno una squadra che gioca bene, ma che stanno benissimo fisicamente. Hanno vinto 3-0 in casa col Monza. Se non fanno qualcosa di disastroso, si giocano la finale. L'ultima nota, al di Vicenza, insomma, abbiamo parlato, te la chiedo sul Napoli, ce la fa arrivare in Champions? E No, mi soprattutto, aspetto. anzi, una domanda che voglio chiedere a te, ma perché vogliono mandare via Gattuso? Gattuso l'hanno già mandato via Ma come mai? perché c'è stato un periodo in Napoli faceva molta fatica, non vinceva e hanno dato giudizi affrettati, no? Senza pensare magari che Gattuso in quel periodo era senza Mertens, senza Osimhen, senza tanti giocatori. Quando li ha recuperati tutti ha fatto questo finale di campionato. Solo che dopo era troppo tardi. Poi Gattuso è uno che quando dice basta, basta, non è uno che difficilmente torna, no? Sui propri passi. Si è sentito poco protetto dal presidente e dall'ambiente. Non tanto dai tifosi, magari ci sono stati tanti giornalisti che l'hanno criticato, il presidente non l'ha mai difeso. Poi sono venuti fuori che De Laurentiis in quel periodo ha contattato due o tre allenatori. Il presidente non ha mai smentito. Anzi, ha quasi avallato, no? La cosa dicendo che si doveva tutelare. Per quanto riguarda il Napoli, spero sì, spero che ovviamente domani e domenica si possa festeggiare l'arrivo in Champions, così almeno abbiamo il Napoli di nuovo in Champions e sicuramente mi fa enormemente piacere. Dai, chiudiamo con un messaggio a tutti i tifosi del Vicenza che ancora ti amano e poi ti lasciamo andare ringraziandoti della disponibilità. Ma sai, il messaggio è quello di poter il prossimo anno arrivare a festeggiare qualcosa di importante, no? Che Vicenza ormai manca da troppi anni, che diciamo noi, la Serie A, magari non lo dirà la società, però sicuramente di poter festeggiare insieme, perché abbiamo preso la Serie A, DAZN, non si sa ancora per la B cosa si fa, però io spero vivamente che Vicenza possa tornare a calcare i campi della Serie A, perché quello, dal mio punto di vista, che merita Vicenza. Vicenza è una città, è una società adesso da Serie A, tifosi non ne parliamo nemmeno, e perciò mi auguro davvero di poter festeggiare la promozione il prossimo anno senza, buttiamo via anche questa scaramanzia, speriamo davvero di poter, o almeno giocarcela fino alla fine, dai. Esatto, almeno giocasse. Stefano, mi hai fatto venire i brividi per parlare con te quasi come quando giocavi, per cui non posso che ringraziarti, ringraziarti la disponibilità, è stato bellissimo sentire queste storie. E niente, ci si vede in giro, come al solito da buon vicentino non ti fermerò, ti No, guarderò da dire. fermami che mi fa piacere. Va bene, la prossima volta ti fermo allora. Fare due chiacchiere con i tifosi in giro per la città è sempre molto piacevole. Poi sai, penso che sia un dovere anche di chi è stato fortunato, ti ripeto, come lo sono stato io. E so quanto piacere posso fare a un tifoso come te, magari parlare di un Vicenza, parlare di qualche aneddoto. E a noi poi costa veramente poco, io ho visto giocatori che non si fermavano, che non facevano fotografie, non li sopporto, non potrò mai sopportarli. Io penso che uno debba essere sempre riconoscente a chi ci ha permesso di poter fare questo lavoro, e senza tifosi, senza la gente che è intorno al calcio, non l'avremmo mai potuto fare. Stefano, l'ultima volta hai rischiato di farmi venire un infarto perché ti ho visto quando in Piazza dei Signori qui a Vicenza c'era la Supercoppa Italiana di Volley. Io Ah, stavo ecco. lavorando, tu eri Ciao. in bici con tua moglie, mi hai battuto sulla spalla per chiedermi un'informazione e io mi sono girato e ti ho trovato davanti. Credo di essere rimasto 10 secondi in silenzio. Bella quella manifestazione. Molto E bella. io posso solo ringraziarvi per avermi dato la possibilità di fare due chiacchiere con voi. Quando volete, sono sempre qua. Grazie a te Stefano, buona serata Ciao, e stacci bene, mi raccomando. A presto. Ciao arrivederci. Stefano. Ciao, grazie, ciao. Paola, grazie mille anche a te. Ricordo che il video lo vediamo sull'Instagram TV, per cui lo carico subito appena terminato, per cui chi si fosse connesso solo ora può appunto andarselo a vedere. Grazie mille Paola, alla prossima, non svegliamo con chi sarà, noi in realtà un pochino lo sappiamo già, però teniamo il segreto, dai. Arrivederci a tutti, buona serata. Buona serata. Ciao.